incontri con gli autori, si sposta anche in palazzina e a Circolonavo. Stasera abbiamo anche un ospite illustre, l'amico Gio Spadoni. Mimmo, l'estate è piena perché ti vediamo e ti seguiamo con Iante quotidianamente. Qualche tempo fa questo signore alto, io mi sono così. E però dal calcio alla, cioè, anche io sono rimasto un po' sorpreso, ma sapendo quello che faceva oltre al calcio non mi ha sorpreso. No, mi ha detto: guarda, sto facendo un libro, così se dobbiamo fare. Giulio, la porta è apertissima. Certo. Finché è arrivato il libro, me l'ha portato e abbiamo trovato questa data, importante qui a Circonauto, perché il Circonauto sono due luoghi differenti. Circonauto e la palazzina. La palazzina è un posto di culto, un posto al centro, la città, magari la gente passa e c'entra. Certo. Qui deve venire. Esatto. Quindi è una cosa importante capire il personaggio, cosa attira anche, oltre alla bellezza del posto. Quindi due cose messe insieme. Tra la passione del calcio anche questa, ma io sapevo che stavi in Ancona anche perché facevi serate con personaggi, però fare proprio un libro su Renato Zero non è da tutti. Ma il libro non è su Renato Zero, il libro è sulla mia passione per Renato Zero, che è iniziata quando avevo 11 anni, era un po' di tempo che ci pensavo, lo volevo fare nel periodo del Covid, ma lì ero triste, dico dopo esce una cosa non piacevole, perché deve essere una lettura gradevole, anche perché Mimmo ha citato insomma personaggi della cultura italiana, scrittori, giornalisti, io sono un po' un intruso, sono una persona che racconta una passione, ci sono tanti aneddoti simpatici dentro questo libro, tutto quello che ho fatto io, ma che un po' tutti sorci d'Italia hanno fatto in questo lungo percorso per stare morbosamente vicino a questo artista con cui insomma c'è un rapporto particolare. Io poi il sottotitolo del libro è storia di un sorcino che ce l'ha fatta, perché io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di conoscere Renato, di lavorare con lui, insomma di avere momenti anche conviviali, di essere invitato a casa sua, perciò magari sono stato un po' più fortunato di tanti altri. Complimenti. Grazie. Grazie Mimmo. Grazie a voi.